l'Ucraina per ottenere quei 3 punti che gli permetterebbero di superare il girone, il Brasile invece per ottenere i primi 3 in questo Mundialito. Buonasera e benvenuti dal campo Longarina di Ostia, sta per andare in scena per la seconda giornata del girone B del Mundialito, la sfida tra Ucraina e Brasile. Andosco, ok, lancio lungo per il numero 2, posizione regolare, occasione per il Brasile, attenzione, in area di rigore! Palla che finisce fuori di pochissimo, occasionissima per la formazione verde-oro, vicinissima al gol. Il numero 2 del Brasile, Mazzoleni, ma si rimane ancora sullo 0-0 qui al Longarina. Si perde il pallone, la formazione in maglia blu, allora prova a ripartire Pires in mezzo a 2, Pires se ne va, ancora in area di rigore, ci mette una pezza alla fine. L'altro set del match, si trattava di Francesco Placidi, che evita che Pires si presenti davanti all'estremo difensore dell'Ucraina. Di Ribeiro, anzi di Pires, questo alla ricerca di Ribeiro, sembra essere troppo lungo per il 20, attenzione perché c'è un pasticcio da parte dell'estremo difensore dell'Ucraina e dunque Ribeiro di testa, porta vuota, colpisce e porta in vantaggio i suoi e dunque all'Ungarina di Ostia, Ucraina 0, Brasile 1. Tira. Occhio perché Vera rischia tanto, infatti perde il pallone, però approfittando la formazione ucraina, lo stop da parte di Rusnak che ha spazio, conclude con il destro, il numero 8 dell'Ucraina. Palla che fischia però molto alta sulla testa di Silva. Lancio per Menestrina, occhio perché il 10 ci crede, alla fine può raggiungere la sfera. Attenzione a Menestrina, uno contro uno, prova a rientrare sul destro Menestrina. Attenzione, si ferma ancora Menestrina, conclude, deviazione alla fine. Blocca il pallone l'estremo difensore dell'Ucraina, ma si rende pericoloso il 10 verde oro. Menestrina non c'è riuscito però a controllare questo pallone, occhio perché Lewandowski supera, saluta il suo diretto avversario, prova a portarsi ancora in rigore, destro di Lewandowski che finisce fuori di poco, ma finalmente il 9 si rende pericoloso quando siamo giunti al 39esimo minuto del primo tempo. Occhio perché rischiano di pasticciare i difensori del Brasile, però approfittano Lewandowski, adesso la Lewandowski destro e c'è il pareggio dell'Ucraina 1-1, stavolta Lewandowski non grazie a Silva. E la formazione in maglia blu si porta sul pareggio qui a Longarina proprio allo scadere del primo tempo. E dunque arriva adesso il duplice fischio, finisce 1-1 il primo tempo tra Ucraina e Brasile qui a Longarina di Ostia con Lewandowski e Ribeiro che hanno approfittato entrambi di un rispettivo errore della difesa avversaria, dunque secondo tempo si pronuncia tutto da seguire. Occhio alla battuta di questo calcio da fermo, Placidi mette il pallone all'interno del rigore sul secondo palo, occhio perché c'è il tiro al volo da parte di un compagno di squadra, probabilmente ancora Lewandowski, palla che finisce alta di pochissimo, Ucraina vicino al gol del 2-1. Occhio perché il pallone buono per Pires, controlla il numero 7, destro, anche leggermente deviato e ripassa in vantaggio il Brasile, stavolta si scrive sul tabellino dei marcatori Pires e dunque qui a Longarina Ucraina 1, Brasile 2, ristabilita la situazione di vantaggio per i verde oro. Imbucata per Pires, attenzione perché è in vantaggio sul diretto avversario, Pires si allunga il pallone, cade, non c'è niente, dice il direttore di gara, fra le proteste dei giocatori brasiliani si rialza Pires che però quando gli arriva il pallone è sempre pericoloso. Menestrina controlla, palleggia, numero del 10 in mezzo a 2, prova a fare la foto, occhio perché è interessantissima la sua giocata, pallone dietro per Mazzoleni che controlla anche lui, si libera dell'intervento da parte di un giocatore dell'Ucraina, alla fine prova a scaricare il mancino che viene deviato in corner ma insiste ancora il Brasile. Cerca il dribbling Kalinic, interessante, su da Conceição, entra in area di rigore, poi cade a terra e calcio di rigore. Rigore per l'Ucraina, attenzione al minuto di gioco numero 22 della ripresa, possibile altra svolta del match. Calcio di rigore per l'Ucraina, bravissimo a procurarsi il numero 18 in maglia blu. Calcio di rigore, attenzione, gli 11 metri, Kalinic contro Silva, in corsa di Kalinic e non ci arriva per un soffio però l'estremo difensore del Brasile, dunque si ritorna in parità qui a Longarina di Ostia 2-2 fra Ucraina e Brasile. Un altro lungo per Kalinic, attenzione perché è uscito dal portiere, Kalinic l'ha evitato, porta vuota per il 18, ancora Kalinic cerca la doppietta personale, numero su Dos Santos alla fine a porta vuota, non riesce col mancino a mettere il pallone nel sacco per la terza volta, per la sua formazione invece seconda personale e dunque si rimane sul 2-2, occasionissima per l'Ucraina. Occhio alla pallone allargato sulla destra per Lewandowski e con il destro Lewandowski fa doppietta grazie anche alla spinta dei propri tifosi ucraini e dunque all'Ungarina Brasile 2 Ucraina 3.
Bellissimo il gol del numero 9 che fa doppietta, non lascia scampo a Silva e dunque stavolta è il Brasile sotto per la prima volta in questo match. Eccolo il fischio dell'arbitro, attenzione al piede mancino di Ribeiro che cerca di collocare il pallone lì dove Mkhitaryan non sarebbe mai riuscito a intervenire, il pallone che però è uscito fuori e pericolo scampato dalla formazione ucraina. Finisce dunque 3-2 per la formazione ucraina che con questa vittoria contro il Brasile si garantisce il passaggio del turno nel girone B. Brasile invece che dovrà vedersela ancora nell'ultimo match per cercare di non finire almeno questo mondialito a quota 0 punti. È tutto dall'Ungarina di Ostia.